Hello e bentornati sul canale del Giamma Plays e su World of Warships. Oggi ci imbarchiamo sulla USS Independence, portaerei americana di classe 6, configurata, se non ricordo male, esatto, con due stormi di caccia e uno di bombardieri. Ci vediamo in battaglia. Eccoci qua, la mappa è Trident. E questa è la nostra bellissima Independence, e noto ora che siamo senza mimetica e senza bandierine da esporre, ma che bello. Comunque, 5 secondi al via della battaglia e noto che siamo contro un'altra Independence. Speriamo che abbia a bordo aerosiluranti e bombardieri, così glieli falciamo senza troppi problemi. Nel frattempo godiamoci il decollo. No, scusate, ho sbagliato tasto, che non mi ricordo mai quale tasto è. Dov'è la mia portaerei? Eccola qua, molto bene. Dicevo, godiamoci il decollo dei nostri caccia. 12 secondi al decollo. E poi vedremo anche di muovere la nostra preziosissima portaerei. A quanto vedo è praticamente una battaglia tra incrociatori, perché noi, così come la nostra flotta nemica, schiera una portaerei, due corazzate, sei incrociatori e tre cacciatorpedinieri. E intanto i nostri fighter sono partiti, perfetto. Allora, vediamo se c'è già attività nemica, attività aerea nemica. Nel frattempo possiamo anche far partire i bombardieri, ma in posizione defilata. Questo è un piccolo trucco che ricordo fin dai tempi di Navy Field. Nel frattempo direi che possiamo spostarci e nasconderci da queste parti. Perfetto. Gruppo 2 è arrivato a destinazione, cioè in mezzo alla mappa, ma per ora non si vede attività aerea nemica, nonostante tutti i radar attivi. Anche se potrei ipotizzarmi un'attività verso ovest, dovuta al fatto che probabilmente la posizione di partenza delle due portaerei, la nostra e quella nemica, è speculare. Mi verrebbe da pensare ciò. Infatti vedo qualche attività nemica nel settore Bravo 1. No, visti. E sono alla nostra stessa configurazione. Lo stronzaccio. Vabbè. Allora, tiriamo l'intrappola. Allora, questo incrociatore è un Cleveland, che è tutto sommato dotato di buona contraerea. Però lui praticamente sta adottando la mia stessa tattica, cioè quella di tenere i caccia lontani dalla nostra flotta e vicini alla sua flotta. Allora, nel frattempo, con i nostri bombardieri potremmo attaccare questa Graf Spee, che però sta virando per andare a nascondersi. Allora noi li portiamo qua e direi che potremmo attaccarlo in questa posizione. Vediamo se va a buon fine. Clic! L'abbiamo mancato in pieno, ma per fortuna non ci ha battuto aerei. Allora, lui è sempre concentrato qua e allora noi ci spostiamo di qua con i nostri caccia. Nel frattempo vedo un buco pericoloso in mezzo alla nostra difesa, cioè qua. E direi di aumentare il motore e levarsi velocemente da qua. Nel frattempo i nostri caccia sono attaccati da un cacciatorpediniere. Oh, ecco il primo scontro. Vediamo se riusciamo a portarlo verso le nostre navi. Ma perché lui vuole attaccarci e ci hanno anche scovato, maledizione. Però noi possiamo intanto provare ad attaccare i suoi bombardieri, anche se sono già pesantemente sotto attacco del nemico. Ah no, stanno virando contro di noi, attenzione. Beccato in pieno e annientato lo stormo praticamente. Gli lasciamo un aereo in vita e nel frattempo portiamo i nostri caccia qua, ma vedo che lui si sta ritirando. Allora, noi potremmo fare... stiamo già perdendo, siamo sotto di un cacciatorpediniere e di un incrociatore, va bene.
e i nostri bombardieri sono rientrati a destinazione. Perfetto. Potremmo rimandarli appena pronti qua a est per provare un secondo attacco, anche perché il fronte a ovest è sostanzialmente crollato. Molto bene. Abbiamo perso un altro incrociatore. I nostri caccia sono qua, ma pressoché inutilizzati. Nel frattempo stiamo facendo decollare bombardieri. Oh, non riusciamo ad affondargli una nave neanche a pagare oro. E lui c'hai sempre i caccia qua. Eccoli là, maledetto. Ah, ma c'è anche un incrociatore, un cacciatore di miele là. Vediamo se riesce a tirarglielo giù il nostro incrociatore. Qua possiamo venire a dare una mano con i nostri bombardieri, ma potremmo provarci, dai, cambiamogli destinazione. E ecco là i caccia nemici. Allora, se sto idiota di incrociatore e cacciatorpe di miele riescono a tirare... Oh, eccolo là, possiamo attaccare i fighter, vediamo se si è distratto un attimo. Ma io andrei più su questo, sinceramente. Ecco lo scontro. Stiamo già perdendo, molto bene, benissimo. Vabbè, intanto li ritengo... Dai che forse riusciamo a cavarglieli tutti a tutti. Epico scontro tra caccia nemici. Ma sostanzialmente in parità, no, non è più di maledizione. Ci ha praticamente annientato uno stormo. L'altro sta... Ah no, l'altro è ancora in piedi. Vabbè. E vediamo dove, a che punto sono i nostri... ok. Potremmo attaccare questo qua. No, non mi piace. Si stava già girando. Potremmo attaccare... Eccolo là, abbiamo perso tutti i gruppi caccia. Possiamo attaccare quello stronzo sulla... nave da guerra, sulla corazzata, vediamo se riusciamo almeno ad incendiarlo. Ci ha fregato anche lui. Maledizione. Stiamo brutalmente perdendo, ragazzi. Servono di nuovo i caccia in volo il più velocemente possibile. Dov'è la nostra portaerei? Eccola qua. Non bene questa battaglia, eh. Stiamo anche provando a scappare perché il nemico sta avanzando da ovest. Facciamo decollare in velocità, grazie. Sì, praticamente è persa. Abbiamo perso un'altra corazzata. Un altro incrociatore. Capture the base. Sì, forse è l'unico... l'unica possibilità che abbiamo. Dai, svelti con sti caccia. Devono essere in volo velocissimamente ad illuminare... Ok, stanno decollando. Ad illuminare il nemico a questa corazzata Bayern. Sta partendo anche il secondo. Vediamo se riusciamo ad inviare... Attenzione, bombardieri. Vediamo di inviare anche i bombardieri, va. E l'ha centrato in pieno, maledizione. Sì, pure sicuri, altro. Allora, scontro tra caccia nel frattempo, però stanno arrivando anche i nostri, quindi li stiamo perdendo come mosche, maledizione. Finalmente. Ok, siamo riusciti a distruggerlo, perfetto.
Vediamo se riusciamo a catturare la loro base, ma mi sa di molto difficile, anche perché loro stanno catturando la nostra, maledizione. Che i bombardieri attacchino quella corazzata, grazie. I nostri bombardieri sono sotto attacco, molto bene. Da due navi, fra un po' ci sarà anche la terza, abbiamo perso un bombardiere. Questo ha capito che stiamo andando su di lui e sta virando, ma non posso fare altro, perché guidarli manualmente ormai è troppo tardi. Speriamo che centrino l'obiettivo. Boom, gli abbiamo dato fuoco, perfetto. Questi si spostino qua. Però si è già estinto il fuoco questo qua. Vabbè, dobbiamo assolutamente cappare la base, è l'unica, ma vedo che sta arrivando una corazzata, una Dunkerque, e loro ci stanno pure conquistando la base. Abbiamo perso la corazzata, perfetto. Corriamo a nord a dare una mano a questi, va. Sì, ma ci sono troppe navi, non riusciranno mai a passare. Guarda qua il fuoco antiaereo, cosa sta facendo. Puh, che palle. Aerei nemici. Altro. Potremmo provare ad attaccare questi suoi aerei, però. Ecco, ho sbagliato comando, molto bene. Se ne stanno dando di sacrosanta ragione. Smitragliamo di qua e di là, però mi sa che forse riusciamo. No, col cavolo. Ed è persa anche la battaglia, perché ci hanno conquistato la base. Peccato, peccatissimo. Defeat e un risultato veramente molto molto basso. Però comunque 19 aerei buttati giù e 2 volte appiccato incendio contro le navi nemiche. Perfetto. Vediamo il team score. Bah. Diciamo che siamo stati nettamente scarsi questa volta. Sto solo fatto il first blood. Vabbè. Bene signori, direi che per questo appuntamento è tutto. Iscrivetevi al canale se non lo avete già fatto e supportate la serie con tanti pollicioni in su. Consigli e suggerimenti sono sempre ben graditi. Commenti scritti qui sotto, mi raccomando. Anche per questa volta dal Giamma è tutto. Un abbraccione, un salutone, una strizzatina, una palpatina e al prossimo video.